live Palermo, last day, really last day. Ci imbarcheremo intorno alle 6, io ed Ale stiamo andando a vedere la Vucciria e Ballarò in primis, e ci godiamo la città di mattina, che in realtà non l'abbiamo mai vista, la caserma dei carabinieri, con riferimento al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e poi tutti proprio tu, che proprio dedicato a tutti. Ale ci tiene a puntualizzare questo aspetto della situazione. Camminiamo avanti al buon Ale, che ha tanto piacere di questa cosa. Salutiamo il nostro amico, il suo fantastico cavallino. Ciao cavallino, ovviamente ci ha schifato. Siamo diretti in quel di Ballarò, io, l'inseparabile Ale. Ok, batte un po' la fiacca ovviamente, ragazzo, lo vediamo alle nostre spalle. Molto caldo qui il 16 agosto, stiamo ammazzando il tempo in attesa della nave che ci riporterà a casa. Dare che classe, visto che figo. On the road, Ballarò. Realtà intestina della città di Palermo, c'è di tutto, prevalentemente alimentari freschi, quindi pesce, frutta, verdura. Mi raccomando, quando è a Palermo non toccare le banane, frutta secca. Ale, un vero turista. Mannaggia chi l'è stato, innamorai te. Incredibile. Si canta Nino D'Angelo, eh? Ciao sogno, mercato Ballarò di Palermo. Al buon gustaio, Renzo Di Giovanni e Alessio Paonita, il sottoscritto. Renzo, ti chiami? Io mi chiamo Alessio. Alessio. Lui è Renzo Di Giovanni. Tu ci lavori qua? Già. Di dove sei? Napoli. Bella, bella Napoli, bella Napoli. Ciao. Sono Ghicca. Grande Alessio. Sta a corto, vai io. Ciao. Basta. Va attenzione, ciò passare qua, eh. E qua si domina la strada. Qua c'è anche un'altra trattoria, tutto on the road, una delle patrie dello street food. Qua vediamo, ci abbiamo dalle sarde imbottite, pesce spada, qua da Umberto a Ballarò. Mamma mia, che roba è questa? Guarda che Claudio, magico questo, eh, incredibile. No, non ho girato, insomma. Ecco, vola il Madonna, dicevamo, siamo a pranzo da Gastronomia Vinà, centro di Palermo, la Vucciria. Sì, ovviamente, la fine di questa vacanza, veramente bello, stanno arrivando i piatti, intanto vi riprendiamo a centro. Perfetto, allora, le porto un piatto? Sì, sì, magari, sì. Sì, veramente abbiamo trovato un cameriere molto affabile e gentile.
sempre perché sei innamorato di Anna. Auguri, come direbbe Pompuffa. Basti è andato bene. Anzi, basti. Poi in realtà forse erano pure due secondi. Vedo Ale abbastanza. Mamma mia, oh. Abbastanza provato. Abbiamo preso una porzione di frittura di calamari e una porzione di insalata di mare. Ci ha mezzi devastati. Però adesso abbiamo ordinato per restare leggeri, giusto, per restare leggeri prima del viaggio. Abbiamo optato per aiutami Ale, non mi ricordo, spaghetti con se e vongole, okay, e pesto siciliano, gamberi e zucchine. Bene, bene, i presupposti ci sono tutti. Pranzo finito, eravamo diretti da Mangia e Bevi, ci siamo trovati da Vitamina, come si dice da queste parti, sbagliare o porco, insertare o porcare. Ci incamminiamo verso la nostra destinazione ultima, che è Sfrigola, per prendere delle arancini o arancine, che dir si voglia, a portar via. Ale, sempre con me. È stata una fantastica vacanza, veramente bella, una vacanza intestina alla nostra terra, che è l'Italia, veramente il regno delle due Sicilie. Qua siamo a Palermo, un po' di fiacca e abbiamo camminato già qualcosa come una quindicina di chilometri da stamattina. Qua fotografano questo fantastico stabalaustra. Qui ci sono una serie di cavalli, come potete vedere, cosa che noi non condividiamo affatto, la gita in città col cavallo. Il cavallo dovrebbe stare veramente con questo clima. Lasciando, eccoci giunti da Sfrigola, sperando che ci dia quello di cui abbiamo bisogno. Intanto salutiamo Palermo e ci rivediamo Sfrigola durante la preparazione delle fantastiche arancine. Vediamo quanta capacità sta realizzando queste splendide. Nave partita da pochissimo, stiamo tornando a casa. Semmai fosse preoccupati, il mio amico intellettuale che legge il gay, com'è? E poi oltre la siepe mi veniva qualche altra.